Ciao e benvenuti sul mio canale. Sei coinvolto in una relazione in cui stai sempre male e dove il causa motivo è la norma? Se ti senti così, la cosa più probabile è che tu stia con uno psicopatico, sociopatico, manipolatore, la cui empatia è zero e sebbene socialmente riesca a dissimulare. È per questo che i narcisisti sociopatici si approfittano di persone con alti livelli di empatia e lo scopo è quello di passarla liscia. Difettano di qualsiasi preoccupazione per i sentimenti degli altri, non mostrano rimorso per le proprie azioni e non importa se danneggiano, minacciano oppure feriscono gli altri. Gli empatici sono le persone sensibili che i narcisisti sociopatici scelgono per soddisfare le proprie necessità. Il narcisista sociopatico mette alla prova l'empatia degli altri, per cui fa domande orientate a scoprire se sei la persona di cui necessita o meno. I narcisisti sociopatici causano devastazioni di nascosto e possiedono un fascino superficiale che svela l'attenzione dagli aspetti inquietanti della loro natura. Le tappe dell'abuso narcisistico, ossia le fasi attraverso cui il narcisista psicopatico conduce la relazione, sono essenzialmente tre. La prima è la fase dell'idealizzazione. Il narcisista sociopatico si mostra sotto la migliore luce possibile, studiando la vittima o le vittime e consegnandole un'immagine speculativa, insieme a molto sesso per produrre dipendenza chimica. 2. La fase della valutazione, che inizia a poco, tanto che la persona presa di mira non è attenta alla trasformazione del narcisista sociopatico, ma inizierà a sentirsi svalutata a ogni passo e cercherà di essere migliore affinché il narcisista psicopatico torni a offrirle le attenzioni tipiche della fase della bombing. 3. La fase dello scarto, in cui il partner o familiare diviene un oggetto manipolato dal narcisista sociopatico-psicopatico, dato che la vittima non gli dà l'eccitazione del primo momento, può scartarla sgarbatamente o conservarla in modo da mantenere una facciata di normalità. Questo succede con moglie e figli. C'è da considerare che gli apatici sono di grande aiuto al narcisista psicopatico per perpetrare l'abuso perverso. Essi sono la parte integrale dell'arsenale del narcisista sociopatico-psicopatico e contribuiscono al suo abuso. Sono persone dotate di empatia, ma codarde e parassite, che credono di poter gestire il narcisista psicopatico se ottengono la sua amicizia. In altre occasioni, l'apatico potrebbe non vedere la malvagità del narcisista psicopatico, anch'egli manipolato dal suo fascino ipocrita. La situazione in genere finisce male per l'empatico e l'apatico. In diversa misura dovranno entrambi riprendersi dal trauma perpetrato dal narcisista psicopatico. Anche i figli dei sociopatici sopportano difficili ferite infantili che non riescono a identificare come abuso sociopatico o narcisista. Sono cronicamente traumatizzati e mostrano un atteggiamento ipervigile, ansioso e agitato e presentano sintomi come mal di testa, disturbi gastrointestinali e ormonali, dolori addominali alle spalle, tremori e nausea. A questo punto è importante chiedere aiuto a un professionista del settore per riuscire ad uscire dalla manipolazione. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e se vuoi farmi sapere le tue impressioni, scrivile nei commenti. Iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video con argomenti interessanti.